A Varese è già Natale, i giardini estensi si accendono di luci e di colori con un tutto esaurito di famiglie, visitatori, soprattutto bambini, non destinatari di queste feste, bensì, precisa Valerio Festi, i veri protagonisti che attraverso le loro storie e i racconti che qui trovano proiezione e traduzione artistica diventano gli artefici di un futuro non solo auspicato ma possibile grazie al loro ottimismo. Il comune parla di 10.000 presenze, ma qualunque sia il numero dei partecipanti, il debutto non poteva essere più clamoroso, animato dallo studio Festi e raccontato dal cuore creativo dei bambini, guidati in ogni scuola dall'entusiasmo dei loro insegnanti. Si sono suddivisi in gruppi e si sono lasciati ispirare dal titolo, Cara Terra ti faccio un dono, e diciamo che hanno rielaborato un pochino a modo loro, con una prospettiva che è straordinaria, quella dei bambini, il problema del risparmio energetico, che è purtroppo una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Già, c'è la crisi con cui fare i conti, una crisi che ai giardini sembra per un attimo dimenticata, ma che in realtà morde, spaventa e costringe a qualche rinuncia. Noi abbiamo ridotto di oltre 4 milioni di kilowattora solo per l'illuminazione pubblica e tante altre iniziative legate al risparmio. Ma è comunque possibile reagire, specie se ci si affida agli occhi limpidi di chi ha fame di vita, di colore, di futuro. Ogni bambino ha un suo mondo, ogni bambino ha espresso un racconto diversissimo dagli altri. Cioè davvero, io sono un pessimista, in questo momento della storia sono depresso, no? Credo lo siamo tutti, si parla di bomba atomica. Cioè, quindi i bambini invece sono ognuno per conto con la sua testa, intanto vive proprio il presente, è capace di essere forte, di essere un autore del suo presente, così piccoli e così capaci, proprio capaci. Buon Natale a tutti, quindi, in una Varese quest'anno alleata di Lugano, Lecco e Cernobbio e desiderosa di rivendicare il proprio essere capoluogo. Un Natale quindi che parte da qui, non è solo giardini, abbiamo anche la pista, abbiamo il centro storico, un bellissimo mercatino e abbiamo le nostre vie piene di, insomma, di negozi dove fare shopping.